Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, come vi avevo promesso, andiamo a fare la torta di compleanno per mia figlia. Allora, in pratica adesso la andremo a montare, non vi vado a far vedere la ricetta e così via, perché non ho né il tempo né la possibilità, visto che devo stare dietro a lei. Allora, intanto io il pan di Spagna ce l'ho già comprato, quello pronto, perché ho il forno che non mi funziona, quindi ci dobbiamo arrangiare. Ho preso questo e ne ho presi due, perché se non ve l'ho detto andiamo a fare la torta, quella, la Barbie, quella con la panna. Non so se ci avete presente, io proverò a farla, non l'ho mai fatta. Di torte così l'ho fatte, però vabbè, comunque qui ho preparato la mia crema pasticcera e ci ho messo anche le pesche dentro. L'ho fatta semplice con la bacca, quella di vaniglia, latte e così via. Sì, se vedete la manina che si frega le fragole, è lei. Allora, vado a prendere questa. Intanto, allora, io vi stoppo il video e vi faccio vedere la procedura velocizzando, perché sennò ci metto un'eternità.
Allora, purtroppo la Barbie non ci andava, ho trovato quest'altra bambola con la testa tutta enorme e ci ho messo questo fiocchetto in testa. E niente, l'ho incastrata così, adesso vado a preparare la panna rosa e tutte le cose e la vado a assemblare. Allora, ho tirato via il telefono per farvela vedere. E niente, metto questa bambola perché la Barbie è troppo lunga, cioè è lunghissima, anche questa comunque non arriva, però quella è troppo lunga. Cioè, troppo, boh, non ci va dentro. E a parte che ho fatto 6 pezzi di pan di Spagna messi uno sopra l'altro, pensavo fosse abbastanza alta, però no. Vabbè, carina pure questa, adesso vediamo che ne uscirà fuori. Allora, il risultato è questo qui. E sì, carina. Devo dire che mi piace anche così. E niente, questa è la prima volta che facevo questo tipo di torta. Sì, diciamo che è venuta abbastanza bene. Ho messo un po' di tutti questi perlini qua e là, giusto per nascondere il fatto di questa panna che. Ho comprato questa perché non ho trovato la solita che prendo, infatti quella mi fa venire dei ciuffetti bellissimi. Questa non è venuta bene per niente, non ho capito il perché, però va bene, ci accontentiamo, comunque è carina uguale. Eccola qui, fatemi sapere se vi piace, mettete un bel mi piace per l'impegno, perché non io non faccio le torte, quindi questa l'ho fatto giusto perché siamo tutti in quarantena e non ne posso comprare una, quindi l'ho fatta io, eccola qua. E nulla, mettete un bel mi piace, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!